Buongiorno a tutti, io sono Topo Biker e questo è il nuovo video che faccio questa settimana. Oggi ho un po' di salita e andrò a visitare tre paesi qui vicino alla valle: Agugliano, Pondrici e Ofagna. Come ho detto, andrò a visitare questi tre paesi, sono abbastanza carini. Il centro storico, soprattutto Fagna, con la rocca. Ecco, ho visto il cartello lì, Terra di Castelli, nella zona che sono tutti i piccoli borghi medievali, centro storico. Andrò a vedere proprio all'interno un centro storico di ogni paese. Spero che vi piacerà. Come dicevo, soprattutto Fagna, c'è la rocca medievale. Andrò proprio sono le macchine. Dicevo, andavo sulla rocca in Fagna e c'è modo di salire proprio sulla rocca, quindi sarà un bel panorama lassù, perché è bello vedere il paese. Comunque, prima, come detto, passeremo a Agugliano e poi a Pondrici, che sono altri due paesi altrettanto belli, interessanti da vedere, qui dalla zona di Agugliano. Oggi c'è abbastanza traffico anche se è domenica. Comunque questa è la strada provinciale, quindi è abbastanza trafficata. Dopo comunque usciremo dalla provinciale per andare sulla Agugliano. C'è una bella salita da fare, ma con i tornanti, non lunga però. Thank you.
detto nei video precedenti, per chi non li ha visti il video, andate a guardare il mio canale, già ce ne sono 8 video, quindi io faccio queste uscite in bici nella zona con Giancola per visitare tutti i paesi che ci sono qui intorno nella zona. Ho deciso di fare questi video per mostrare le bellezze della zona, queste paesaggistiche, ma anche architettoniche. Le storiche della zona. Scusate se un tanto interrompo quando parlo, perché dopo passo le macchine, allora non si sente. No? Per chi ha visto i video precedenti, se qualcuno si domanda perché non comincia a parlare subito, passano alcuni minuti. Lo faccio apposta, perché così posso campionare il rumore di fondo, e poi quando andrò a editare l'audio cerco di eliminarlo, quindi ho bisogno di un po' di tempo di solo rumore, quindi del vento, così posso spostare il più possibile, far sentire meglio l'audio. Ho deciso. Vedete, il tempo oggi è una bella giornata, il tempo è bello, un po' fresco, sono 7 gradi, però si sta bene, bella stagione, anche troppo. Il suo è ancora un po' basso, quindi dà un po' fastidio il video e i primi minuti, un po' pian piano insomma da su, quindi andrà meglio. Come ho detto nei video precedenti, per chi ha sentito già, io uso un action camera e per me è una 77, buon modello, non costa manco tanto, quindi per chi è interessato a fare i video può usare tranquillamente. Io la monto qui sulla pettolina per rendere più stabile il video. Però uso l'audio, registro a parte con lo smartphone, perché il microfono della videocamera non capta la voce che è troppo lontano, quindi aggiungo dopo, quando edito il video aggiungo l'audio.
avete visto, sono partito come al solito dalla chiamata. Sono partito a chiamare e ho preso la provinciale che porta più fino all'Aspio, l'Aspio di Ancona. Io comunque adesso tra poco a qualche chilometro gireremo a sinistra per andare su la Guglielmo, poi da lì verso Polverici, infine scendendo giù ci sarà fare l'ultima salita per Ofagna. Intanto mi fermerò per cambiare la batteria della videocamera, perché altrimenti io non basta per tutto il video. E come detto le volte scorse, batterie durano circa un'ora. Ogni tanto mi devo fermare per cambiare. Oggi fai molto asfalto, quindi la strada è abbastanza buona, qualche traccia d'usura, dopo qui sono strade trafficate, quindi qualche buca c'è. Ogni tanto faccio anche video su piste ciclabili stradali, quindi devo guardare il video precedente che ho fatto, dove ho fatto una pista ciclabile a chiamare a un capriola di ritorno. Potete vedere, sono passato sulla pista ciclabile di fianco al Fiumesino, quindi anche quello è un posto. È un video interessante perché mi piace fare un po' estrarrato, quindi dopo lo metto alla fine di questo video, metto i collegamenti ai video precedenti. Comunque c'è la playlist che voglio vedere sul sito, sul canale, tutti i video precedenti, ce ne sono alcuni abbastanza interessanti, sulla Taiesi oppure la Senigallia, quindi sui paesi a Ostra, per chi non è in queste zone può essere molto interessante anche come spunto una vacanza, insomma sarà l'estate, quindi se non venire in questa zona a vedere questi luoghi, io questi video faccio apposta perché mi piace far vedere i luoghi dove vivo, quindi penso che sia una bella zona d'Italia che non molti conoscono. Qui la strada è in giro a salita, non sai scendi. Poi fra un po', come detto, svolteremo a sinistra per andare a Guglielmo. E lì la salita, la strada si impegna un po'. Non è una salita durissima, però insomma, l'ultimo tratto è abbastanza impegnativo. Da quando andiamo a girare appunto nel centro storico e gli auguriamo. Andremo a scoprire insieme perché io dentro proprio il centro storico non ci sono passato mai, quindi sono andato sempre sul paese ma di lato, quindi sulle strade principali. E su dentro un centro storico non ci sono andato mai, quindi anche a Polverici adesso passavo sempre la strada intorno al paese, però dentro un centro storico ci siamo andato.
Tu Fagna già l'ho visitata, quindi mi fa vedere meglio anche le stradine che si possono usare per andare al centro storico, anche perché questi paesi, sapete, no, chi magari avvezzo a girare in questi posti, che purtroppo ci sono molti sensi unici, quindi è un po' difficile girare. Dicevo, i centri storici sono difficili da girare sotto in bici, in auto, insomma, i vigneti, i sensi unici, quindi sono capaci un po' lunghi. Comunque sono documentato abbastanza bene, quindi dove si può passare, quindi vi farò vedere le strade migliori per andare su nel paese. Mi raccomando, come dico sempre nei miei video, state attenti quando andate in strada, mettete sempre il casco, mi raccomando, il casco sempre, anche se non è obbligatorio, mettetelo sempre, anche lì secondo me dovrebbe cambiare la legge, dovrebbe essere obbligatorio il casco, almeno quando si va su strada, anche per ciclomotori, no? Visto che è obbligatorio per i ciclisti quando fanno le gare, secondo me dovrebbe essere obbligatorio anche i cicloamatori che fanno queste uscite e divertimento. Il casco spesso salva la vita, quindi per fortuna negli ultimi tempi ho visto in aumento la gente che porta il casco, però purtroppo ancora c'è gente, soprattutto anziani, che non sono abituati, quindi non lo portano. Mi raccomando, portare sempre il casco, stare attenti che la strada è troppo pericolosa, tutti gli automobilisti. Poi in Italia ancora non c'è questa cultura del rispetto per i ciclisti, quindi devo stare molto attenti, seguire sempre il codice stradale. Quando c'è stop, semaforo rosso, fermate, io mi fermo sempre, quindi magari tra il video vi faccio vedere qualche secondo che sto fermo al semaforo, ma non lo taglio apposta quel pezzo di video per far vedere che è sempre meglio aspettare. Ecco, adesso noi siamo qua a sinistra, quindi c'è l'indicazione andare a Guiano. E andando dritto si va a Fagna, si va fino a Polvici, poi Fagna, noi ci passiamo dopo da un'altra strada. E passando di qua, si va dritto, si va subito a Polvici, poi si scende, si va a Fagna, noi invece qui passiamo qua, andiamo a Guiano, poi da qui c'è un'altra strada che porta a Polvici. E questo qui fa poco comincia la salita. Dopo il piano io non vado velocemente, non vado velocissimo, anche perché c'ho, non so se si vede, ma c'è una mountain bike, quindi non ho una bici da corsa. Ecco, c'è la salita.
sono qua a problemi col cambio. Bisogna che porto la bici a fare la revisione. Come dicevo, questa salita non è durissima, ci sono un po' di semitornanti. L'ultimo tratto che porta su Agugliano è un po' duro, ma sono poche decine di metri, quindi comunque è un piccolo muro. Per chi conosce queste zone lo sa che nei comuni, nei paesi, delle Marche spesso hanno dei muri molto ripidi da scalare, cioè queste strade molto ripide. Purtroppo c'è un problema di cambio, non fa comune. Strano perché l'articolo funzionava bene. Vedete qui, mi ha spantato molto bene, che l'hai fatto qualche anno fa, quindi mi ha spantato abbastanza buono. Dicevo, i paesi qui, nelle Marche, molti hanno queste ripide salite che non sono come i paesi che ci sono magari nel nord Italia, dove sono lunghe salite, contornanti. Qui spesso i paesi si trovano su ripide colline e le strade sono tutte dritte, quindi ci sono certi muri molto duri. Magari per chi vede, per chi segue in TV la Tirrena Adriatica, l'ha visto che ci sono questi muri, uno famoso a Montapone. Montapone, come c'è Macerata, e lì c'è un muro abbastanza duro. Comunque qui come vedete ancora la salita abbastanza agevole. Adesso questo periodo non si sa come le stesse, questo clima che purtroppo si è sballato. Siamo a febbraio già, è caldo come la primavera. Non si sa se coprirsi oppure tenersi leggeri. Oggi c'è molto traffico. Questa è stata domenica,
Ce n'è di meno. Tutte le colline qua della zona. E si vede. Ecco, già si vede a Gugliano. Vedete da quel paese. E qui a Gugliano. Adesso vedo se riesco a arrivare fino a Polverice, se no mi fermo prima per cambiare la batteria. E purtroppo queste batterie non durano tanto. C'ho il cambio un po', quello di dietro, posteriore un po' spazzato, sembra che lo faccio regolare. Qui quasi è spiana, quindi la salita non c'è quasi più. Dopo c'è appunto questo ultimo pezzetto un po' duro. E qui siamo alla zona appunto tra Chiavale e Ancona verso l'interno. Adesso interno che è pieno di questi paesetti, borghi, frazioni. Oltre ai principali, appunto a Gugliano, Polverice. Oggi c'è cambiata vicenda che abbiamo passato prima all'inizio, le piane che è la parte inferiore di cambiata vicenda, che ho fatto in un altro video, quindi chi interessa può andare a vedere il video, che se andiamo a vedere cambiata vicenda è molto bella. C'è tutto il centro storico interno, le mura, una bella piazza centrale. La trova, se vuoi andare a vedere, la trova lì in uno dei miei video precedenti. Quindi. Basta che andate su un video sul canale principale, guardate la playlist, itinerari in bici, quindi sono riportati tutti i video che ho fatto fino ad ora. Comunque dicevo, qua intorno ci sono altre frazioni, quindi c'è il Castro, c'è Castel d'Emilio, tutti i piccoli borghi, tutte le piccole frazioni, anche qui ci sono dei castelli, quindi adesso magari le prossime volte ci passo perché è un altro giro da fare, quindi altre strade. Poi lì ci sono le salite belle dure, Castel d'Emilio c'è, lì c'è un muro bello duro. Marco mi fa vedere i miei video qui, il cane che paga. E sa chi dà fastidio, è il rumore della catena, insomma. Perché fa solo le macchine non paga, fa solo i guardi ci paga. Se sente un po' il stridio della bici, allora gli dà fastidio. Ecco, qui torna un po' di salita.
poi girato in lassù in cima c'è una curva, c'è, diciamo, c'è tutto un pezzetto duro. E qui inizia il territorio di Aguyang, il centro storico, il centro, del, centro principale abitato, il centro abitato principale. Scusate, ogni tanto parlo un po'. Mi si aggovigliano le parole, ma è difficile fare l'abbraccio così senza... non ha scritto mica. Poi c'è ancora sforzo fisico, quindi... la concentrazione a parlare non è tanto facile. Vedi, qua c'è Borgo Ruffini, che è da questa frazione, poco prima di Aguyang. Sono poche case. C'è una chiesetta qua. Ma comincia a far caldo. Vediamo un po'. 11 gradi però. La cosa che c'è il sole. Si sente. Se fa così mi sa che cambi i guanti. Ho portato i guanti questi qui. Ecco, vedi, qua c'è la chiesetta, questa qua. È scritto la chiesa, aspetta, faccio vedere. Ma si vede, chiesa Sant'Anna, 16 secolo. Continuiamo. Qua questi borghi, sono tante chiesette di campagna qui. Ecco, qui comincia pezzo duro. Metto rapporto leggero che è duro. Poi l'asfalto è un po' sconnesso qui. Qui mi sa che più del 10%. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, vedete, Aguyang. Vedete,
il nome del paese e lo chiederivi dalla Guglia di del campanile, non la Guglia, credo, non sono sicuro. Comunque questi sono tutti castelli antichi, quindi molti medievali. Chiesa, ci sono due chiese principali, vedete la Guglia di campagna. Io non so quanti metri siamo qua, è sui 200 mi sa, forse, non lo so. No, guarda, non mi cartello. Allora. Adesso qua. E c'è la mura qua. Giriamo qua a sinistra. Questa è la chiesa principale, vedete, Santa Venata, 14° secolo, vedete, si vede meglio, qua. Passiamo di qua. Metto il tinto storico. La prima volta che ci vengo insieme a voi, quindi vediamo un po' se lo faccio a salire. Sì, le campanine. Andiamo qua. Dove si può Ah, qua ho capito, si esce. Qua c'è anche niente. Vedete, chiesa del Santissimo Sacramento. 1548. Ma dove vai cadere al dico? Vedi, c'è Terra di Castelli in questa zona. Thank you.
Siamo qua, poi dobbiamo. Qua si, c'è un balcone nuovo qua. I monti fino a Sibirise vedete qua. E no, per Dio. Aspetta, vi faccio vedere un attimo la chiesa qua dietro. Da, si vede meglio. Palazzo comunale, questo qua 1600. Palazzo comunale. L'altro è rosso. Vediamo se riesco a andare pure il bici, ma non so che ne faccio, mi fermo prima per cambiare la batteria. Comunque adesso andiamo verso con il bici. Di qua ci avessi ancora, andiamo qua. Avete visto il centro storico di Agugliano? Io ho visto che arrivate insieme a voi, quindi... Non c'era mai stato qui dentro il centro storico. Adesso qui andiamo falso piano, anche un po' di discesa. Adesso qua andiamo dritti. E vedi quella stradina là? Si va verso Galignano. E poi ancora, se mai ci faccio un video una volta, che anche lì sono dei bei borghi, delle frazioni ancora. Adesso andiamo verso Poveici, 4 km, non so tanto. Non so, se fermarmi per cambiare la batteria, ancora c'ho, quasi quasi mi fermo. Adesso abbiamo trovato un punto, mi fermo, perché ancora qualche minuto c'è la batteria. Naturalmente vi invito a guardare con più calma il centro storico, io sapete il tempo, ho guardato velocemente, quindi voi fate, fermate le immagini e guardate meglio. Anch'io a casa me lo guardo meglio. Si va veloce.
lo vedo un po' in discesa, quindi penso cerco di parlare. Ecco, vedete, siamo all'inizio dei pomeriggi, mi piace se fa poco mi fermo e dopo cambio la batteria, così giriamo bene tutto il paese dei pomeriggi. C'è Villa Lampi, che è uno dei porti belli famosi della zona. Che dovrebbe essere aperto, è un giardino pubblico, se riesco ci entro, perché come detto non ci sono andato mai, quindi. Però è un posto bello, un posto famoso, fanno le mostre, i convegni, quindi mi annapi, quando arriviamo ce le faccio vedere. Qui è un po' tanti anni fa sul piano di salita, è di poco. Adesso cerco di essere veloce possibile, così arrivo al paese all'inizio e cambio la batteria. I panorami, qua, wow, ballate, quasi là. Dopo ci ritorniamo su questa strada per andare giù a Offagna, adesso andiamo a paese un po' più. E
come dite, quella lì, cioè piante, comunque quelle vicino api. Adesso ci fermavano la cosa lì. Adesso cambia batteria. Ecco, abbiamo fatto su, cambia la batteria. Adesso vi dicevo, andiamo a vedere vita comunale in Alpi, qui a Polverici. Ci vengo prima volta se no voi. Scarico. C'è il parco, c'è. Mi faccio il parco, cioè. E qua si vede meglio la villa. Ecco, vedi. C'è la torretta, cioè. Qua c'è il campanile, qui dietro c'è la chiesa dall'altra parte. Adesso si passa di là, che non so dove si passa, vediamo un po'. Di qua, siamo qua. Di qua. Vediamo un po' qua. Ecco qua si vede meglio. E questa è la vita. Ah, qua c'è la chiesetta, aspetta. Passiamo qua, aspetta. Chiesa, chiesa del Sacramento, questa è la chiesa che ci ha fatto la villa, adesso va crescendo, è un po' sterrato però, che è ripido qua. E questa è una vita nobiliare, vediamo che è diventata la presa comune. Quindi. Adesso non andiamo, è sul centro storico di Polverici. Allora, passiamo, no, qua. Siamo di qua. Ecco, di qua, di qua. Siamo di qua. Andiamo a qui siamo dietro le mura. Vedete, si vede
i contrafforti del muro. Adesso di qua, vediamo un po', non si passa. Avete quella chiesa principale lì davanti. Adesso passiamo di qua, andiamo su, c'è il comune. Ecco, vedete, c'è il municipio e qua trovo le campane. Un po' qua, e sono in centro proprio. Grazie a voi, figlio. Che poi sai da fa. Questo è proprio il centro del paese. E questa è la corte esterna, se no c'è il castello qua. La corte interna, io dopo cioè, buttavo giù, ci hanno fatto le case. E questo è proprio il centro di Polverici. Adesso ci ritorniamo di qua, passiamo, andiamo giù a Fagna. Questa è la chiesa principale. La chiesa, non c'è scritto la chiesa, aspetta. Non so come si chiama questa chiesa. Intanto no. Che chiesa è? Chiesa poi chi ha? È Sant'Antonio Martire. Dove chiesa non serve? No? Ah, è fatta l'800, che è la base del 1200. Anzi, 1100. Un attimo, si è presa la ruota? No, no, adesso velocemente andiamo adesso a Fagna, velocemente, cioè la fa un po' di strada. Poi passiamo davanti, vedete, via Napi, l'entrata, lì c'è la chiesa qua, e poi lo scorcio, l'abbiamo visto prima.
poi come ho detto prima non c'era stato mai qua né nella villa né nel centro storico di Poverici. Siamo di qua. Vedete, passiamo qua adesso, andiamo giù, vedete, lo fagna. A destra si va per Osimo, e noi ci andremo un'altra volta. Perché è una bella città, grande. Una città storica. L'origine umana, quindi Osimo, e merita di essere vista. Io voglio fare un video a parte solo per Osimo, perché è una bella città, quindi. Adesso qui c'è la bella discesa, un po' di chiamate, quindi non parlo di sorvento, se non sento niente. Thank you.
La discesa è finita, ho cercato di non parlare perché ho il vento, ma ancora c'è un po' di vento, quindi comunque avete visto, è abbastanza veloce, è un po' sconnesso l'asfalto, però si gioca abbastanza bene, basta un po' attenzione. Questa è la strada che porta ad Aspio e poi da lì ancora. Io però adesso vado solo a poco, giriamo a destra e andiamo solo alla Lufagna. Ecco qua, vedete? Giriamo a destra, no? Scritto, vedete, compagna? Borgo medievale. Faccio vedere che bello è qua. La salita è un po' lunghetta, no, 3 km, no? Sono tornanti, quindi. Si vede. Ecco, si vede un po' lontananza, qua su, si vede. La torre, questa qua, l'altra è la torre, non so se sia l'acquedotto, però questa qua si vede la rocca, in lontananza si vede, penso qua metto. Adesso il primo tratto non è duro, però qua un po' su, e invece è duro. Ma la cosa non la vedo così, il pezzo non ci va. E qua ci mettiamo un po' venda su, basta la batteria. Riparte tutta questa batteria perché la cima. E va bene, via. Dicevo prima di fare la discesa. Dicevo prima di fare la discesa che la prossima volta, una delle prossime volte, da Osmo farò un video solo per Osmo. Farò solo dicendo storico di Osmo perché è abbastanza grande, quindi adesso forse faccio in tempo, scendo giù sotto oggi, mi faccio vedere il santuario del Campocavallo, se ce la faccio. Vi dicevo che oggi è una città di 30 abitanti, centro storico grande, città di origine romana, quindi sono molte cose da vedere. Ora adesso pensiamo a questo video e andiamo su a Lufagna. L'asfalto è un po' vecchio, un po' consumato, però si va su. Adesso giriamo bene lì per Lufagna, poi il bio finisce lì e
e io mi ritorno giù, rifò la strada che ho fatto, vengo giù in discesa qua e poi faccio la salita verso pomeriggio e torno a chiamare da casa. Noi il video ferma, lo finiamo qua su a Ufagna. Ci sono venuto un paio di volte, ma è un po' vincente, sono un po' danni anche di più. Comunque, come detto, è un posto veramente da visitare, è uno dei borghi più meglio conservati che c'è qui da zona. La salita non è durissima, ci sono i tornanti, quindi si va abbastanza giù. Ecco queste colline, per chi non conosce la zona qua, le macchie, in particolare poi c'è ancora, e qua le colline sono tante qui, un sacco di valli. Non so, mi salita al pino, però. Poi andando verso l'interno, più sono verso l'interno, più mi si avvicina all'Appennino, quindi ci sono anche delle belle salite. Allora, oggi è una bella giornata. Temperatura, cominciamo a essere 14 gradi, comincia a far caldo. Se sentite un po' il cigolio, allora, i pedali, allora qui do un po' di lubrificante. Poi come detto, bisogna che la porto a revisionare, perché il cambio non cambia tanto bene. E io la bici la uso spesso, quindi oltre per le uscite qua la uso anche in città, quindi quando ci vado la città di Chiavalle, per chi non la conosce, è una città non è tanto grande, è stile romagnolo, perché le bici si usano molto, quindi essendo tutta piatta Chiavalle si va molto in bici, come a Castigliaia, d'altronde poi hanno su Fano, questa tutte zone dove la gente ci va molto in bici, e ci sono le altre città, ma ancora lì molto meno, a parte che ci sono molte salite, quindi. Però la gente gira tutte in macchina, quindi. Anche fa quella massa che si potrebbe girare in bici, c'è poca gente che ci va in bici. Invece Chiavalle c'è molta più tradizione andare in bici, così in giro per la città. E la salita, come dicevo, è lunghissima. Peccato che non ho computer io che misura la pendenza. Potrei vedere, ma credo che sia 5-6%, di noi. Stiamo attenti perché la strada non è tanto larga e se vieni giù la macchina
io non vado tanto forte perché a parte che ormai comincio ad sempre stanco perché la strada l'ho fatta. Comunque vedete quanti chilometri, ho fatto 23-24 chilometri, quindi non è tanto, e che c'è un po' di salire. Sa che è andato un po' di fango nell'ingranaggio centrale perché dopo che ci sono proprio l'acqua sono andato in bici e ora pure adesso io vi do la controllata e un po' spiambo. Adesso vediamo se riesco a arrivare fino al paese senza cambiare la batteria. Sono altre due batterie, quindi. Le batterie ho le due quelle che c'era, comprese nella scatola della camera. Poi c'è un'altra due che sono, che durano di più, e quelle che ho usato finora. Le ho comprato separatamente con un caricatore esterno che sono più performanti, durano di più, quindi, perché quelle comprese nella scatola durano meno di un'ora, tutte quante durano comunque tutta la scheda della videocamera più di 3 ore si può fare, quindi devo stare dentro quel tempo. Cominciamo a fare caldo. Quant'è? No, mi sto vicino l'anima. È che c'è il sole che picchia. Se è un po' nulo già almeno. È almeno caldo. Sono questi semitornanti gli uccelli che cantano. Siamo a febbraio, siamo a primavera. Qua il clima è impazzito, il cambiamento climatico, e ancora c'è gente che dice che non è vero.
credo che avete sentito tutti, ho visto al telegiornale che in Antartide ha segnato 20 gradi. Antartide, 20 gradi. Ecco, adesso giù è l'estate australe, vero? 20 gradi in Antartide, cosa folle. Si stanno scegliendo i ghiacciai. E questo è un problema grosso. Ecco, vedete? La rocca, si vede? E noi andiamo fino su in cima. Io no, ho visto la torre, no, va su. Sullo spiazzo che c'è sotto la torre. E che si può entrare dentro, quindi. Una bici che c'è nella strada qua su. Faccio vedere proprio se passa. Oh, che bella proprio. E chi è appassionato di medioevo come me, questi sono proprio posti molto belli da visitare. Dicevo i cambiamenti climatici, che qua è una cosa. Non si può più aspettare, bisogna intervenire prima possibile, solo che i governi si smuovano. Devo star a sentire di più l'opinione pubblica, perché possono questa sua economia qua, agli affari, basta. Perché non è che aiutando l'ambiente l'economia ne perde, anzi si fanno anche economia, si creano i posti di lavoro, quindi certi guadagni devono smettere di far sentire i poteri forti economici della vecchia economia, della vecchia finanza, che non si interessa all'ambiente e che ancora penso che sia più importante fare i soldi invece che rispettare l'ambiente e le persone che ci vivono. Dico anche la gente ne soffre. Ah, vedete, Offagna, uno dei borghi più belli d'Italia, 309 metri sul livello del mare. Quanti quasi un altro. Che panorama che c'è qua, tutte Appennino, si vede? Vedete? Poi, dopo sulla torre si vede anche meglio, non so se si vede anche il mare forse, penso anche se si vede anche il mare forse, ma non so, non sono sicuro perché ci sono i monti qua dietro, quindi forse non si vede. No, mi sa che non si vede mai, perché qua dietro c'è il Monte Conero, qui difficile. Comunque c'è un bel panorama. Allora, rallento un po' che qui la faccio. Ma pedalare per andare, soprattutto infatti in salita. Comunque non c'è più tanto, siamo quasi arrivati. Ecco, la bici elettrica poi tutti andano su salita,
chi ha visto i miei video precedenti lo sa, a me sta moda la bicicletta non mi piace. Se uno vuole usare la bici per andare a spasso, vabbè, può usare. Però se mi piace per allenarsi, la bici deve essere vera. Il motore deve essere cambio, per voi. La batteria. Dopo la cucina qua, di calcio qua, non si può andare su, no? Se no passavo lì, poi passavo lì qua, qui passo proprio dentro il centro storico. Ci siamo adesso e entriamo dentro il paese di Ufagna, sono le 10 di qua. Qui è tutta pavè. Come dicevo, qua tutto pare. E io sono a casa in vendita, la vecchia intesa, dovessi comprare una casa qua. Questa è una casa antica. Adesso andiamo sulla piazza del comune. Questa è una rocca da basso, oh, adesso faccio di meglio. Ah.
e poi noi andiamo sopra. Faccio vedere, qua c'è la chiesa. Insieme io faccio un tempo fino su in cima. E questa è la chiesa principale. E qui va il municipio, qua e c'è le bandiere, no? Adesso scendiamo giù, passiamo là e le porto su, su in cima alla rocca. Infatti faccio, si è visto prima, là sotto. La chiesa, adesso siamo qua, lì su già, oh che l'ho basso, bello, adesso andiamo sopra. Qui ci fanno le feste medievali, cioè a Ufagna, d'estate, a luglio, agosto, le feste medievali a Ufagna. Qua c'è il museo, poi faccio vedere, museo, ultima luce, museo che vanno in fine. E questo è un battistero, vale? Vedete, c'è scritto qua, vediamo un po', cos'è che è? La chiesa del Cristo Sacramento, nel 2007. Chiesa forma ottagonale. Adesso andiamo qua e volto sulla rocca. Prima che si scarica la batteria, dopo la cambio. Allora, adesso si gira di qua a destra. Qua c'è la stradina che porta su. Dice che è chiuso, ma la strada è aperta. Cioè è chiuso anche in fondo, c'è la rocca qui. Il mare si vede, pensavo io invece, quindi si vede il mare. Ecco qua, qua siamo dietro la rocca. Vedete? Bello, eh? Proprio. Qui quando c'è la festa medievale deve essere bellissimo, io non ci sono stato mai, ho visto in TV, ho visto i servizi, è molto bello, quei figuranti costume. Qui ci sono le scalette che vanno giù, dopo noi passiamo su quella strada e diventa giù. Questo è proprio la rocca. Ecco. Vi faccio vedere qua. Vediamo qua che panorama. Vediamo qua che panorama. Ma se in fondo si vede il mare.
vedere meglio la rocca. Comunque guarda, guarda la rocca, e qua c'è una tatoretta, tutte le mura merlate. E qua è bello molto dentro la rocca per entrare, non so da fare adesso, può forse comunque a piedi, perché in bici ci possono. Adesso siamo un altro mangio e prendiamo la batteria perché sta per scaricarsi. Adesso fermo qua, c'è la panchina. Ho cambiato la batteria. Adesso faccio vedere qua. La rocca dal basso, vedete qua. Guarda, aspetta qua. Quindi per entrare deve fare quando c'è. No. E qua c'è il museo antico, faccio vedere. Vedete? Quando è aperto? La 10 metri, aperto da poco. Museo di antiche armi antiche, la rocca, la rocca è 1454, allora se devi giungere andiamo perché non c'è tempo, poi non ci posso andare a filmare dopo, ma piace che una volta lasciate, e se andiamo giù vi faccio vedere 43 ore, non mi ricordo se dovrebbe essere l'acqua di volta, ma... guarda, è bella la rocca. Ma c'è la piazzetta. Vedete qua, tutto lo scorcio, si vede il mare. E se è stato dove sono andato via, così è stato, non mi ricordo. Spero che si veda bene lì il coso, il cartello, c'è scritto tutti gli orari quando apre la rocca e il museo è dentro. Comunque se ci venite, chiamate all'ufficio turismo del comune, mi sta di tutto quando apre. Adesso noi passiamo di qua. Allora, guardate la strada, ma cioè dove gira qua la macchina, qua? Qua c'è la parte nuova della città, io faglio. Allora, se passo di qua, sì, di qua, cavolo, ma ci sono gli addietti, vediamo un po', stiamo qua. Infatti se vado io, attenzione, se vado io da qui tutto, ho fatto bello, da quei soliti acquedotti che sembrano le cisterne, basta, perché è una bella architettura.
hai fatto e non spiegare vicino alla rocca, quindi hai fatto in stile che potesse accostarsi meglio alla rocca, quindi hanno fatto come fosse una torre, eh? C'è anche la sua bellezza, vedi? Allora, andiamo giù, passo la stradina che passa dietro i bastioni nella rocca e dopo ho filmato il video, è finito e torno a casa. Adesso passiamo di qua, il pezzo passa di qua. Qualche sua vacata. Ecco, questa è la strada. Di qua, sì. Ecco, vedi, qua c'è tutta la scappata della rocca. Qui c'è le scalette che viene giù, guarda dove faccio un faccio, c'è le scalette che viene giù. Ecco, vedi? Qua c'è le scalette, scende giù, qua. La rocca vista dal basso. Qua c'è giardinetti. Adesso scendiamo di qua. 20%, vai, vedi qua. Perché c'ho i freni un po'. Li devo fare registrare. Comunque qua è senso unico, quindi non c'è pericolo per nessuna macchina. Se ne andare solo di giù. Ecco lì. Allora, dove siamo? Adesso fermo un attimo qua. Niente, il video è finito. Spero che sia piaciuto. E mettete mi piace e condividete il più possibile. Qua si vende lotte edificabili. Chi vuole fare una casa? E niente, il video è finito. Spero che sia piaciuto. Mettete mi piace e condividete il più possibile, che vuole far crescere questo canale. E niente, saluto la tua cobaica.